Io ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Mi piace avere attorno la famiglia con la F maiuscola. È un sogno che ho condiviso con Betta sin da quando eravamo fidanzati. Per me è il progetto, capisce? Abbiamo fatto tante cose con Betta. Ci siamo conosciuti all'università, la nostra è stata una storia perfetta da subito. E subito abbiamo capito che potevamo progettare qualcosa, qualcosa di importante insieme. Tre figlie, quattro donne e io il re. Una bella immagine, vero? Poi è successo quello che è successo. Sono Furio Ravera, sono un neuropsichiatra e benvenuti a Genitori in Trans. Strano titolo per un podcast, vero? In realtà è molto efficace perché rende l'idea di come si sentano i genitori davanti a situazioni che non immaginavano di dover affrontare, come un figlio che manifesta un'identità di genere diversa da quella biologica. Da molti anni seguo decine e decine di adolescenti nei momenti più complessi della loro vita. Un giovane è come un fiume in piena. In realtà è lo specchio sul quale si riflettono le ansie del mondo adulto, posto davanti a identità di genere nel loro formarsi. Le storie che ascolterete sono ispirate a vicende realmente accadute e se danno conto di tutte le ansie e i pensieri che si affollano nella mente di genitori alle prese con ciò che non riescono a spiegare dei loro figli. È un cammino che hanno fatto con me e che con questo podcast voglio condividere con voi. Gli adolescenti si fanno male presenta Genitori in Trans, un podcast condotto da Furio Ravera, prodotto dagli Ascoltabili. No, ma lasci perdere il lavoro, quello per fortuna è sempre stato un aspetto che è andato avanti bene. Siamo fortunati, siamo usciti dall'università che avevamo già il lavoro. Io sono entrato in una multinazionale, Betta fa la libera professionista. E così per noi il lavoro non è mai stato un problema, è sempre stato sullo sfondo. Davanti abbiamo messo le nostre vite, la nostra famiglia, ecco. Ci amiamo molto, sa? Nessuno screzio, sì, certo. Ogni tanto qualche discussione, ma fanno parte del gioco. I fondamentali non sono mai venuti meno. Ranieri è un professionista brillante, benestante, pieno di fascino. Lo vedo da come si veste, da come è curato, forse troppo. Un uomo di successo. Si capisce che la famiglia è un progetto di conferma di una propria idea di sé. Nel tempo la famiglia si arricchisce di tre componenti: Giulia, la primogenita, 14 anni, Michela, 12, e Anna, la più piccola, di 3 anni. Lei è padre, dottore? Su, dica la verità. Non le piace sentirsi coccolato da un figlio? Mi sono sempre detto, chi è più fortunato di me ad avere quattro donne in famiglia che mi adorano? E devo proprio deluderla, eh? Dottore, non sono infastidito dal fatto che non sia arrivato il maschio in famiglia, no, proprio per niente, no. Anzi, al contrario. Io adoro le mie figlie. Mi taglierei un braccio per ciascuno di loro. Quando hanno un problema, io mi faccio in quattro. E quando si è presentato questo problema a Michela, a Miki, ecco, io sono andato completamente in palla. Dice, mi taglierei un braccio per ciascuno di loro. Beh, questo è un punto sostanziale, perché lo sento dire spesso, questa frase, però molto spesso
non taglierebbero nemmeno un'unghia talvolta per i figli, perché non si rappresentano esattamente quale potrebbe essere l'estensione delle problematiche o dei conflitti che si devono affrontare con i figli, come se ogni genitore avesse una specie di elenco di conflitti che si è rappresentato e per i quali si sente pronto, ma in realtà poi ne accadono altri che talvolta non sono proprio previsti. Ranieri pensa che quello che è accaduto sia un problema. In realtà è un problema per lui, mentre per Miki, il suo secondogenito, è un percorso di riconoscimento e affermazione di sé. Miki ha deciso di affermare la propria identità, che non è quella che è stata scritta all'anagrafe. Sì, Michela si è sempre comportata un po' da maschiaccio, ecco. Io ho sempre pensato che ci stesse che una delle ragazze fosse più tosta, come dire, decisa, ecco. Anche mascolina, perché no? È un carattere che a me piace ritrovare in una donna, eh. Ho pensato che con lei avrei avuto anche un rapporto diverso. Oddio, cos'è che mi fa dire, dottore? Io ho un rapporto fantastico con tutte e tre. Giulia è meravigliosa, Anna è lo scricciolo di papà, Miki... Io mai avrei pensato che stesse covando questo disagio, questa angoscia. E di questo me ne sento responsabile per non essermene accorto prima. Allora, eravamo a colazione. E noi facciamo sempre colazione insieme, un momento sacro della vita di famiglia. Miki era taciturno davanti al suo caffè latte e a un certo punto mi chiede: «Papi, a te dispiace se da oggi mi chiami in un altro modo?» Allora, a me Michela non mi è mai piaciuto. Ora dobbiamo metterci mano, giusto, dottore? Nel senso, lei comprende benissimo che non è che dobbiamo prendere per oro colato tutto ciò che ci dicono questi bambini, no? Perché Michela, dottore, è una bambina, no? Mi spiego? Ora, lei mi venga a dire quello che le pare, ma non pensa che magari è stata fuorviata da alcune amicizie? Ma sì, perché no? A scuola, ad esempio, no? Ormai questi ragazzini parlano di qualsiasi cosa, di sesso, di relazioni, di identità, anche a 12 anni. E non è che siano accompagnati dagli insegnanti. Mettiamoci pure che stanno dalla mattina alla sera davanti a uno smartphone, raccolgono idee da qualsiasi parte e se le fanno proprie. Io sono una persona responsabile, dottore. Sono abituato a riflettere davanti a qualsiasi problema. Non ci penso una volta, ma 100 volte, prima di dire... Ma certo, Miki, come no? Adesso ti senti un maschio? E che problema c'è, tesoro mio? Adesso andiamo subito dal dottore che sistema le cose. Non le pare, dottore? Dottore, che fa? Non è d'accordo, forse? Ah, è così. È così che pensa che dobbiamo relazionarci con questa modalità. Io sono abituato a un altro tipo di approccio. Forse, dico forse, potremmo andarci con i piedi di piombo, ovvio, starle vicino, ma darci un tempo necessario a farle capire, a metterla nelle condizioni di comprendere se è effettivamente questa la sua strada. Ma non li ha mai avuti lei 12 anni? Oggi pensi a una cosa e subito dopo te ne viene in mente un'altra. Chi glielo dice che... Ecco, qua c'è un esempio di un genitore che assolutamente non intende ascoltare, non intende raccogliere informazioni vere riguardo al figlio. La frase: non dobbiamo mica prendere per oro colato tutto ciò che ci dicono questi bambini. Perché Michele è una bambina, mi spiego? Quindi una bambina che sta dicendo una cosa importante e sta dicendo una cosa importantissima, perché sta parlando del nome. Il nome è una cosa che è attaccato all'io, è quella cosa che ti fa riconoscere, che ti fa chiamare dagli altri, è quella cosa per mezzo della quale tu ti presenti e presenti tutto te stesso con quel nome. Ora, naturalmente non si può prendere questa dichiarazione della bambina come se fosse uno scherzo. Deve in qualche modo essere prima di tutto ascoltata, non va respinta. Lo stile di questo genitori è uno stile di respingimento, no? Poi c'è un'altra cosa che salta fuori. La bambina non parla per quello
che pensa. La bambina è stata influenzata. Questo è un altro tema che salta fuori molto spesso. Alcuni genitori dicono: ma mio figlio fa così perché ha incontrato delle persone che hanno di questi problemi, che sono fatti così, si è lasciato influenzare, poi naturalmente tutto quello che si trova su internet e così via. Sono tutte modi di usare la mente, in questo caso la mente del genitore, per portare il tema alla periferia, per non prenderlo realmente in considerazione e riflettere sulla comunicazione che sta facendo la bambina. Io ho detto: e come vorresti essere chiamata, tesoro mio? E lei, Serafica, che ne dici di Miki? Ma al maschile? Io lì per lì ho abbozzato, ho parlato di quei casi in cui un nome femminile poteva essere utilizzato al maschile e viceversa, e che ne so, Fiore, Andrea, Felice, Celeste. Ma lei, lui, mi diceva che voleva il suo al maschile, Miki. Questo, insomma. Gli dico che ne avremmo parlato, che poteva pensarci un po', che forse i suoi amici avrebbero potuto fraintendere, non capire. E lui mi fa: sei tu a non capire. Io sono un maschio, testa di legno. Mi ha detto proprio così, testa di legno, con una violenza verbale. Per me è stata un'uscita violenta che non avevo mai letto nelle parole di mia figlia. E immaginiamo invece la violenza di non essere visti per quello che si è, per la pretesa di staccare l'identità che fa parte della mente dal corpo. Chi viene spinto a staccare la mente dal corpo subisce un grave abbandono. Ecco perché poi emergono dei comportamenti fortemente provocatori, perché partono già da una provocazione. Ora, il padre è un artista della mimetizzazione, perché di fronte a una dichiarazione importante: papà, io voglio un nome maschile, Miki, il papà gioca sul fatto che ci sono dei nomi che si possono usare al maschile e al femminile, quindi ancora una volta spinge alla periferia il tema che sta dietro al desiderio di avere un nome maschile. Quella mattina Miki si è chiuso in camera e ci è rimasto per tutta la giornata. Ha buttato fuori dalla finestra tutti gli indumenti femminili dal suo armadio, per fortuna pochi, visto che ha sempre preferito i jeans e non ha praticamente una gonnellina che sia una. Il resto della famiglia è entrato in un silenzio che mai avevo vissuto. Sembravamo tutti in qualche modo a lutto. La mia più grande, Giulia, la mia figlia più grande intendo, Giulia, mi guardava anche lei male, come se il colpevole fossi io, come se fossi io il colpevole di questa situazione. E come le dicevo, questo mi ha fatto sentire in colpa, come se quello sbagliato fossi io. Ho pensato che magari ero io che inconsciamente avevo assecondato un atteggiamento maschile di Miki per avere un rapporto più simile con un bambino che con una bambina. Sì, sì, dottore, mi sono posto anche questo problema. Io sono una persona che si mette in discussione, se non l'ha capito. Ho cercato di parlarne anche con Betta, che non sembrava porsi il problema. Si era già proiettata su internet a cercare informazioni utili a gestire la situazione. Aveva preso la cosa sul serio. Beh, lì per lì mi sono innervosito. Ho inveito contro di lei. Non era mai successo prima, le confesso. Le ho rovesciato addosso tutta la mia sofferenza, la mia frustrazione. Forse sbagliando, anzi sicuramente. Ho pensato che non avesse incoraggiato Miki a sentirsi una ragazzina come Giulia, come sta facendo con la piccola Anna. Ho pensato che stesse assecondando il mio bisogno di avere accanto qualcuno che pensasse come un maschietto, che potesse farmi sentire il suo interlocutore privilegiato. Mi sono sentito tradito e incolpato per qualcosa che non sospettavo nemmeno potesse dare un esito di questo genere. Questo padre
evidentemente mosso da emozioni che non riesce a governare, tenta tutte le difese e tutti gli evitamenti possibili, no? Sviluppa delle teorie, si riconosce innanzitutto come persona che si mette in discussione proprio nel momento in cui non si mette in discussione, perché mettersi in discussione vuol dire mettere in discussione ciò che pensiamo, i nostri pensieri, e ospitarne altri anche diametralmente opposti. Va anche alla caccia di colpevoli, una moglie che forse ha incoraggiato il fatto di sentirsi più maschio di quello che non poteva essere di Mickey, come se questi incoraggiamenti fossero possibili, fossero efficaci. Queste sono teorizzazioni che non stanno in piedi. Comunque sempre ci troviamo in una situazione in cui non c'è una riflessione fatta sull'atteggiamento che il genitore sta prendendo riguardo alle comunicazioni della bambina. E così è finita che anche Betta ha smesso di parlarmi. Mi guarda come se fossi un'altra persona, come se 20 anni passati insieme fossero quelli di altre persone, come se non fossimo io e lei. Ci manca solo che anche Giulia e la piccola Anna smettano di farlo. Ma merito questo? Per avere semplicemente detto di aspettare un po', per far calmare gli animi, aspettare che questa idea possa decantare, essere più solida, frutto di un pensiero consapevole. Il padre dice di aspettare un po' e calmare gli animi. Qua il problema è che Mickey vuole essere riconosciuto subito come maschio, perché tutto il tempo che passa e non viene riconosciuto lo rende estraneo, lo rende lontano da sé. Ho guardato anch'io su internet e ho visto le conseguenze devastanti di percorsi intrapresi con un po' troppa, come dire, disinvoltura, ecco. È questo che vogliamo per Mickey? Che inizi a stare male per un'idea, per una curiosità? Betta le ha tagliato i capelli corti. Ha detto che era un suo desiderio. Beh, così penso che possiamo prendere davvero una brutta china. Ma su, alla fine, che cosa sono? Un taglio di capelli, un paio di jeans? Alla fine non fanno male a nessuno, ma... A colazione Mickey effettivamente era più allegro, anche se non mi guardava comunque. Era come se non ci fossi. Alla fine io ho detto che stava bene con quel taglio e, rivolgendomi a Betta, ho detto che era proprio adatto a lui. Quando ho pronunciato la parola lui, Mickey si è girato di scatto, si è allungato verso di me e mi ha dato un bacio sulla guancia. È stato come se avessi vinto alla lotteria. Ero commosso, davvero, dottore, commosso. Qui accade veramente una cosa importante che può segnare la svolta nei rapporti familiari, nell'aiuto e nella comprensione di Mickey. Mickey ha i capelli, si è fatto un taglio come desiderava, da maschio, e il papà riesce a dire lui a tavola. E il figlio, naturalmente, gli dà un bacio sulla guancia. Gli dà un bacio sulla guancia perché è il segno di aver ricomposto le relazioni con le identità per quello che le identità sono. Il padre vive un'emozione intensa in quel momento. È come, dice, aver vinto la lotteria. E in effetti, in questi percorsi, è necessario cercare di vincere la lotteria. Vale a dire... sperimentare il pensiero che c'è nella pacificazione di questo conflitto. Chi l'avrebbe mai detto? Pensavo che i figli avrebbero preso la propria strada con la maggiore età. Non pensavo minimamente che dovessero rimanere in casa per sempre, al contrario, eh? E che lo hanno fatto prima di diventare grandi, dico. Adesso siamo in 5. In 5 persone in casa, ecco. Questo almeno è quello che credo. E poi ci siamo io e Betta che continuiamo a volerci bene.
Si cammina con le proprie gambe da subito. E questo noi genitori lo capiamo sempre un po' troppo tardi. Per questo è importante sapersi ascoltare. Ci troviamo tutti in un percorso di cambiamento. A volte si rimane confusi, a volte disorientati. Per tutti, prima o poi, arriva il momento della consapevolezza. Dalla trance si esce. Questa serie si intitola Genitori in trance. Io sono Furio Ravera, grazie per avermi ascoltato. Gli adolescenti si fanno male ha presentato Genitori in trance, un podcast condotto da Furio Ravera. Testi di Giuseppe Paternò Raddusa e Giacomo Zito. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Produzione esecutiva Ilaria Villani. Strategia editoriale Eleonora Chiomento. Ideazione e produzione Gli Ascoltabili.